Signore e signori buonasera, chi vi parla è Carlo Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'Altatari di Lavoro e anche questa sera staremo insieme per parlare di storia, eh, la nostra storia, la nostra identitaria storia, la, quello che è stato di un regno, di una patria, quella napolitana e come nostro solito presenteremo l'ospite con un video. Vi anticipo che parliamo di un ospite molto particolare. Voi sapete perfettamente che fino alla prima guerra mondiale eh, il... Eh, Personaggi come Ferdinando Russo, eh, Francesco Saverio Nitti e tanti altri, o come il, la, la Civiltà Cattolica, oppure mh, come ci ha spiegato uh, l'altra volta il professor mh, De Antonellis: c'erano tantissime riviste come il Trovatore che praticamente tenevano vi, vivo il ricordo della patria napoletana. Dopo la prima guerra mondiale, quindi con la memoria e col mito del soldato napoletano, questo va a finire. Nel dopoguerra inizia di nuovo. Piano piano, lentamente, grazie a Silvio Vitale a, a Carlo a Aleanello e tanti altri personaggi, come Michele Topa, comincia a, a, a scorrere di nuovo questo fiume carsico. Che intanto in questi 50 anni di pausa si era sempre più ingrossato. Fino ad arrivare alla, al, al 150 anniversario dell'unità dell d'Italia, si leggevano libri, cioè, sono stati tantissimi scrittori. Eh, studiosi storici che, che avevano fatto molti dicono revisionismo storico ma io penso che si possa dire ripristo per verità, di, verità storiche fino a quando non è arrivato un giornalista che all'improvviso con, con un semplice eh, colpo di piccone buca questo terreno e il fiume carsico ci inonda inonda e inonda la pianura ed è, è diventato ingovernabile e ingestibile da parte di chi fino a quel momento ha cercato con la damnazia memoria di tenerlo sottoterra e ci facciamo anticipare da questo breve video. Noi dobbiamo al Garigliano, non so se con o senza ponte, uno dei monumenti della gastronomia meridionale. Amici. Perché come sapete, cos'è l'Italia nel mondo? È la pizza. Quindi l'Italia nel mondo è Napoli. Ma quello che fa la pizza ce l'ha avuto tutto il mondo. La base della pizza viene da un seme di frumento isolato circa 10.000 anni fa, in un punto a nord della Mesopotamia, che si è diffuso nel mondo un chilometro giro all'anno, ci ha messo 3-4 mila anni per arrivare. Ci siamo dovuti fregare le civiltà assire, sì, le babilonesi, piaccadiche, le però, so, se vuole la pizza, qualche sacrificio è stato fatto. Poi ci serviva l'olio, per cui che succede? E gli Edèi decidono di far impazzire gli ateniesi e li fanno andare all'attacco di Siracusa, dove vengono, fanno la fine che fanno, Atenesi, le cose, eccetera, però è arrivato l'olio. Serviva il sale, ci siamo però fregati, la civiltà Atenesi, non è una cosa da niente, insomma, però l'olio costa, si sa. E poi ci serviva sale ma in quantità industriale mica perché non lo conoscessero gli unici che facevano trattavano il sale in quantità industriale facevano messaggio per il sale la salaria pagavano con il sale il salario cioè, erano i romani perché avevano voluto sacrificare la magna grecia per far arrivare i romani a Napoli a quel punto ci serviva la mozzarella però di bufana. L'avete riconosciuto tutti? Parliamo di Pino aprile. Pino aprile ciao Pino, come stai? Ciao ciao a te, ciao a voi. Bene, grazie. Quel piccone dove l'hai messo? Ce l'hai ancora quel piccone per allargare sempre più quel buco? Ormai credo che non ci sia più bisogno, no? No, 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 c'è bisogno sempre perché appena molli, eh, come dire, ten si tenta di, eh, di negare. Quello che è evidente, che, che è risaputo, eppure no, davvero non c'è vergogna nel, nel cercare di nascondere quello che è vero ma scomodo. Eh, esempio banalissimo, giusto per capirci: eh, il Corriere della Sera affida la sua collana di storia al professor Alessandro Barbero. Ovvero a un medievalista che ha scritto un libro per dimostrare contro Terroni e contro altri libri e autori eh, che a Fenestrelle morirono solo quattro soldati. Solo quattro. Ora, eh, io avevo portato poi in carnefici documenti da cui veniva fuori che i morti eh, nelle caserme nei lager dei Savoia sono stati borbo soldati borbonici e prigionieri almeno 15.000 significa che potevano essere solo di più non di meno di 15.000 scusami Pino poi praticamente ci hai anticipato l'argomento della serata eh, su questo fiume carsico ti sei messo su questa su questa scialuppa, su questa barca, ormai ti stai facendo andare le vele. Quindi ci parlerai, come dice il titolo, giustamente: eh, Fu genocidio, ecco le prove. Insomma. e allora eh, parleremo di questa di trama. Questa anche perché, caro Pino, di argomenti ce ne sono così tanti che alla esatto. fine bisogna legarli. Eh, già abbiamo già stiamo tra trattando l'argomento dei deportati, però adesso con te. Ritorniamo su Fenestrelle che come ci ha fatto già il Giuseppe Gangemi, il professore l'anno scorso, però la eh, rinfrescare la memoria e aggiungere nuove notizie, come dici tu, il piccone bisogna sempre tenere, far sì che il piccone sta sempre sulla spalla. Scusami se ti ho interrotto, ma era giusto che no, lo facessi. Prego, continua sulla... Ma è, è, quando è uscito Carnefici... E Carnefici mi è costata salute vera eh, perché è stato forse il libro che mi ha devastato di più. Cioè, ero entrato, cioè, lavoravo 18-20 ore al giorno negli ultimi mesi, mangiavo una volta al giorno per non farmi venire sonno. Eh, fino a che mi sono risvegliato con un bernoccolo in testa per terra nel mio studio, e a quel punto ho dovuto. Dite basta fermare consegnare il libro. E lì ci stanno documenti del Ministero della Guerra, cioè io quella cifra non la traggo da, da miei Sono tabelle del Ministero della Guerra, del, del, del ministro generale Manfredo Fanti, eccetera, e hanno provato a negare anche quello. E poi, come avete visto, eh, è stato ospite tu e hai visto quale pignoleria e capacità di ricerca abbia il professor Giuseppe Gangemi ha dimostrato che in realtà io avevo commesso un errore cioè, perché il minimo non è 15.000 ma 16.000 ma voi avete visto e come sapete il professor Gangemi ha portato documenti inoppugnabili hanno cercato di impedirgli di fare le ricerche all'archivio storico di ha Torino fatto un ha fatto un lavorone eh, lui è docente di metodologia della ricerca, ci cioè siamo a livelli stratosferici. Ma avete non visto tutto. niente sulla stampa, nelle televisioni, nelle co perché devono continuare a propagare le bugie nonostante i documenti. Per questo non bisogna mai mollare, mai mollare. Eh Pino, ma ehm, quindi eh, tu mi dici la parola genocida è una parola forte. Sì, ma è forte. Come arrivi, ma... come arrivi a formulare questa parola? Allora... Mm, mm, perché genocidio. anche 15.000 teoricamente non è un numero da genocidio. Eh. No, parliamo soltanto... Occhio, genocidi può avvenire anche se nessuno si sbuccia neppure un dito. Ci arrivo. Eh, questo 16.000 è solo il numero dei soldati borbonici fatti morire nelle carceri dei Savoia ed è spiegato pure come di affezioni polmonari e di deperimento organico. Deperimento organico significa che non li facevano mangiare, cioè queste cose si curano le affezioni polmonari perché il freddo, il gelo sulle Alpi, basta che tu li, ti copri eh, e eh, non rischi. E il deperimento organico basta alimentare le persone, quindi li hanno fatti morire. Ma il numero delle vittime dell'invasione e annessione, vittime di tutti i tipi: cioè militari e civili, eh, io in Carnefici con documenti, lo stimai fino alla possibilità di 600-800.000. E badate che io portavo documenti dei padri della demografia italiana, due geni, eh, massoni, sabaudi, eccetera, milanesi, eh, che analizzarono i dati del censimento del 1861 e videro che la popolazione del sud, che cresceva più del resto d'Italia messa insieme, in pochi mesi dall'arrivo delle truppe sabaude diminuisce di 120.000, cioè invece di crescere di quasi altrettanto. E questo in pochi mesi. Il ministro eh, del commercio, agricoltura e industria, eh, Giovanni Manna ai noi, napoletano, eh, meridionale campano, eh, nella sua relazione sul censimento dice che mancano rispetto ai dati che eh, si attendevano, che, che, che venivano da, dai numeri degli scorsi regimi. Eh, Censimenti, mancano 458 mila persone e dice che questo è dovuto alla guerra. Lo dice lui, quindi, non, Ora, è, non è un giudizio è un di giudizio, parte. Eh? Non è un giudizio di parte. No, ma le, voglio dire, questo testo, questa relazione al re è stata poi votata e approvata in Parlamento. Quindi, come tutti gli atti censuari da quel momento a forza di legge significa che se tu dici una cosa diversa da quella che c'è scritto lì dentro, tu commetti reato e invece la, que, questo dato in 150 e rotti anni l'ha dovuto tirare fuori un giornalista cioè io con cent un centinaio di carte di storie e migliaia di storici pagati per fare questo i famosi prezzolati i famosi prezzolati ma la gran parte di loro la quasi totalità in realtà cioè io mi ricordo la, eh, davvero la, la, la sincera confidenza di, di un professore eh, che diceva Pino il problema non è che noi abbiamo voluto nascondere ti parlo di quelli che conosco io e di me stesso mi disse lui e che non immaginavamo di doverlo cercare in fondo, e lui poi si è messo a cercare e, e ha tirato fuori le cose importantissime. In fondo, ci hai fatto venire in mente che forse bisognava. Perché quando dice, nei, nei libri, noi abbiamo i nostri libri, cioè i libri accademici, eccetera, eccetera, e li trovi scritto che tipo, dico una sciocchezza, un esempio: I morti furono 15. E tu vedi che questo dato viene citato da un professore, poi da quello dopo, poi da quello dopo, poi da quello dopo, eccetera, eccetera. E, eh, e tu prendi, non ti viene in mente di andare a vedere chi è stato il primo che ha scritto 15 per vedere se erano davvero 15. Adesso lo stanno facendo. In, nella riedizione di Terroni, che è appena uscita, il nuovo Terroni, io anticipo. Lo studio di due meravigliosi ricercatori. Uno è Marco Ascione, l'autore di Italos, un libro importantissimo, proprio sulla questione meridionale, ed è anche l'autore del famosissimo, stracitatissimo eh, rapporto della Eurispes, un centro studi di ricerche quotatissimo. È stato anche audito alla commissione parlamentare per, questa, eh, per questo suo lavoro. E l'altro è Alessandro Fumia, che eh, è un, un, uno storico amatoriale, non è, non è storico di mestiere, ma che ha una capacità di scovare eh, documenti che eh, quasi a volte ti fa arrabbiare. Perché sembra che quasi sa già dove andarli a cercare, ed è, ha scritto libri importantissimi sulla storia siciliana e di Messina. Bene, hanno tirato fuori dei documenti nuovi da cui viene fuori in maniera inconfutabile che i morti anomali nel. Eh, Primo anno di occupazione, 1861, furono 535.000. Solo il primo anno. La guerra è durata dieci anni. Quindi quello che scrisse Civiltà Cattolica all'epoca, e cioè che il numero delle vittime di ogni tipo, ammazzati per le malattie, le carceri, eccetera, superava quello dei voti, al, quella pagliacciata del plebiscito. E quindi un milione ma Fumia, uscirà un suo libro, lo sto dando i documenti. Come lavoro sai, qua. Eh, questo lavoro è, è in, eh, stanno facendo. È questione di poco. Spero che sia questione di, 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 di se non di giorni di settimane eh, verrà eh, pubblicato, ma i due hanno fatto un lavoro pazzesco. I due che sono Fumia e Fumia e... Marco Ascione e Marco Alessandro Sione... Fumia, bravissimi. Ripeto, andate a vedere i libri che hanno scritto Ascione e Fumia e, e so, Sono Scusami. veramente bravi, bravi, bravi. Scusami, Pino, sì. ma eh, prego, continua. No, no, è questo, voglio dire: i dati ci sono, i documenti ci sono, non, non li vogliono vedere. Eh, io per questo ho dovuto rimettere mano a terroni. Perché? Perché eh, questi 13 anni, quello che è successo in questi 13 anni al sud come acquisizione eh, di consapevolezza, condivisione di verità prima negate su quello che è stato fatto a questa gente e a queste terre. Beh, Quello che è successo in questo senso negli ultimi 13 anni non era successo nel secolo e mezzo precedente. e Quindi sì, ci, è... ci sono alcune riflessioni. Prima che mi venga in mente adesso, ma eh, Barbero no? ma, non sa che suoi colleghi antenati, illustri, sabaudi come lui e, e colleghi universitari eh, hanno, hanno, fuori cioè, hanno depositato come atti parlamentari queste cifre? E questo tu mi dici che sta tutto in Parlamento, ma non sapeva di questo. Cioè, come si è avventurato? Come fa a contestare vero. i tuoi dati quando, quando sono documentati dal, dal Parlamento italiano? E, e, mica solo lui e nessuno li ha mai cercati. Ma una volta che qualcuno li ha cercati e trovati, chiunque sia, li volete prendere in considerazione? O per difendere una. Una causa persa. Eh, una per causa, essere... Difendere una causa persa ormai. Sì, infatti ormai sono veramente come i soldati giapponesi che continuavano dopo che era finita la guerra a stare nella giungla. Cioè, prendiamone atto, prendetene atto e ragioniamo su quello. Qui nessuno vuole. Di... Riportare i Borbone sul, no, eh, sul no. trono, eccetera, no, queste no, non siamo così fessi. Eh, sì, ma lo stesso Carlo di Borbone, ottimo ragazzo, cioè, non ci pensa neanche per la ma Capra, è un ragazzi. repubblicano. Ma non si sponso. può andare contro la storia. ma La storia va avanti, chissà dove andremo. però però il problema, sai qual è, è che sono così terrorizzati. Su, sul, esatto. su questo su que, che sinceramente mi fa pensare vuol dire che questo paese si poggia su delle gambe molto fragili si poggia su cioè, um, eh, ogni potere si regge su una narrazione eh. così come ogni identità questo è il nuovo lavoro che ho cominciato e ce ne avrò per almeno un paio d'anni pesantemente così come la nascita di ogni identità si regge su un ciclo letterario ogni potere si regge su una narrazione. E Hitler deve raccontare che gli ebrei sono, hanno eh, distrutto la felicità della Germania e su quello costruisce un potere pazzesco, per fare l'esempio fra i peggiori, eh, per la narrazione su cui si regge il potere in Italia attraverso la massoneria. La massoneria non è il potere, è uno degli strumenti del potere. È un, è un mezzo esatto e il risorgimento la favola del risorgimento il, le, il timore il terrore del potere è che raccontando le cose come sono andate davvero venga a cadere il diritto al potere e, e, di, e di pretenderlo e Quindi è questo che li spaventa. Ed è per questo che c'è questa, come dire, chiusura eh, completa, totale. Ma mm, per dire, io ho dovuto, ripeto, mettere mano a Terroni, e eh, il nuovo Terroni ha circa 100 pagine più della, della prima edizione. Ma soprattutto per una cosa. Non mi guardavano i conti, allora possiamo raccontare tutto. Lo stiamo facendo sul come e anche sul perché: gli interessi internazionali, la Gran Bretagna, che aveva la, un... che la famosa geopolitica, in... le... la famosa geopolitica. Sì. geopolitica. Però resta un dato. Cioè, per fare quello che hai fatto, tu devi avere un know-how, cioè devi avere, voglio dire, per sottomettere un paese in pochi mesi, poi c'è stata una guerra, dunque, dieci anni, eccetera, una guerra eh, civile, eccetera. Ma ci vuole una tecnica. Cioè, se tu invadi l'Ucraina e sbagli la tecnica, invece di prenderla in tre giorni come avevi... Eh, preventivato, siamo a più di un anno e la stai perdendo. Allora, il Piemonte, come ha messo a punto questa tecnica? Cioè riguardiamo i dati: il Piemonte era uno staterello che aveva meno della metà degli abitanti del Regno di due Sicilie, era un paese grosso modo di pastori e agricoltori con qualche timida, eh, timido tentativo di industria. Non dimentichiamo che l'Ansaldo a Genova, che era lo stabilimento più importante, eccetera, eh, per avercela, avevano dovuto chiamarli Ansaldo, che come dice il nome erano siciliani, eh, Pino mi vengono in mente le parole di Nicola Zidara che disse che praticamente fecero le ferrovie per far viaggiare un po' i bago, bago da seta. <ride> esatto, più o meno. Mentre il Regno delle Due Sicilie era l'unica parte d'Italia veramente industrializzata. Poi finanziariamente non ne parliamo, il Piemonte rimane agli usurai e in, nel Entro pochi mesi non avrebbe più avuto i soldi per pagare gli stipendi ai dipendenti e i soldati? Mentre il Regno delle due Sicilie era uno dei più solidi finanziariamente e meglio amministrati stati dell'epoca. Quindi, come ha potuto uno saterello misero come quello, riuscire a ringoiare un boccone tanto più grande di lui? Secondo te? E perché noi ci siamo scordati la sardegna bada che io ho come dire un precedente quando ero vice direttore a oggi eh, allora non c'era google maps cose eccetera per cui i settimanali periodicamente allegavano al giornale ogni due o tre anni le mappe stradali dell'italia e quello era il google maps di, di, di allora e questa era una un investimento cioè, rendevano molto, si aumentavano le copie e in più le facevi pagare, aumentavano i soldi. Cioè una cosa che... Allora, l'ennesima volta che facciamo questa cosa qui lanciamo i servizi, ecco da questo numero, eccetera, eccetera. Esce il giornale in edicola e veniamo subissati di telefonate e di insulti. C'eravamo scordati, la Sardegna, è vero che c'è una strada, sola, però, caspita, metticelo. Eh, giustamente eh, oh, aspetta, e noi ancora ancora, ma pensa che quando Repubblica fece allo stesso modo a Fascicoli, la eh, come dire, un'opera a mano, una sorta di enciclopedia della preistoria del Mediterraneo, si scordarono la Sardegna in 800 pagine, non era nemmeno, nemmeno citata quando Scusami, la civiltà nuragica, e quella questa... più antica del Mediterraneo, <ride> È citata persino nell'attacco dei popoli del mare all'Egitto e cose nella Bibbia e lo, non era manco citato. Il popolo più mi antico del Mediterraneo <ride> mi sono messo a studiare la Sardegna e viene fuori l'ira di Dio e la risposta. Nel 1724, i Savoia ottengono un regalo che hanno per quei, come dire, per quei bilanciamenti di potere hanno in regalo la Sardegna e parte il loro allora pensiamoci Savoia ci hanno dato la Sardegna che territorialmente è quasi più grande del nostro del de, 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 Monte come... e Liguria messi insieme esatto che ne facciamo? e loro fanno un progetto che si chiama Piano per la colonizzazione dell'isola fecero cose ininerrabili pazzesche, stati d'assedio, fucilazione a gogo, -go, eh, saccheggio, sottrazione di ogni genere di risorse che avesse la Sardegna. Pensa la Sardegna è davvero uno scrigno, c'ha l'ira di Dio nella sua pancia di minerali, cose eccetera. Dettero 400 concessioni minerari 400 a stranieri eh, soprattutto genovesi piemontesi eccetera di queste 400 una sola un sardo una e un'isola non fecero un cantiere navale e un'isola cioè se tu ti si rompeva qualcosa nella nave tu dovevi far venire che, ti, che so una nave dalla da terraferma da, da dal continente diciamo così per prenderla e portarla a un cantiere navale cioè, in un'isola non fecero eh, l'analisi cioè, con gli ecoscandagli sai dei fondali della sardegna per la navigazione l'hanno dovuto fare francesi e inglesi la ridussero in uno stato di miseria mostruosa e i, i, i sardi si ribellavano ovviamente e loro facevano stragi. Pensa che in tutti i rapporti sulla Sardegna, cose eccetera, il viceré Carlo Felice di una ferocia immensa non nominano mai i sardi con termini che si riferiscono a esseri umani, solo ad animali. Quando allora nasce quindi un ciclo di studi di, eh, e, e ti parlo di eh, intellettuali economisti politici di primissimo eh, piano sardi che cercavano di spiegarsi ovviamente dopo eh, decenni di questa cura del, le, come dire, del furto e, del, e della violenza di spiegarsi la condizione eh, di inferiorità della sardegna e questo ciclo di studi auditi aurite prende il nome di questione sarda. La questione sarda sparisce quando, dopo aver appreso come si fa, come si sottomette un popolo e una terra, i piemontesi arrivano nel regno delle Sicilie e lì replicano pari 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 pari, pari tutto quello che hanno fatto in Sardegna e nasce un ciclo di studi che si chiama questione meridionale. Questione meridionale, sì, ma poi tu sai che nasce la questione meridionale per risolvere la questione settentrionale, che stava ormai, alla, stavano proprio alla frutta, non riuscivano più nemmeno a, a progettare un futuro da lì a una settimana. E infatti poi inizialmente si parlò di questione napolitana con, con Ulloa, ma poi la trasformarono, grazie ai meridionalisti, che dai napolitani divennero meridionalisti, la questione meridionale. Ma io credo che ci il carico da 90 c'è stato pure il fatto che Lombroso creò un sistema di odio da parte degli invasori creato ad arte pure, eh? perché tu sai bene che chi soffre di e di inferiorità cerca di trovare la superiorità dove non c'è e, e diventi feroce. Lombroso pure fece... perché si, si consumavano delle, delle cose assurde qua giù, tu lo sai meglio di me. E qui Beh, anche... Infatti, no. Cioè, questo perché ricaschiamo eh, in quello che dicevo prima eh, la politica quale che sia il potere quale che sia ha bisogno di una giustificazione cioè quella narrazione, quella spiegazione deve giustificare il perché tu sopra o sotto perché tu più io meno, perché tu violenza io eh, oppresso. Il giustificazionismo, eh, no? Esatto. E allora l'ombroso, quel... la cosiddetta virgolette falsa scienza dell'ombroso, serviva a dare una giustificazione scientifica. Lo ha spiegato meravigliosamente, ancora una volta, l'ottimo professore eh, Giuseppe Gangemi. Eh, e serviva a giustificare le malazioni che facevano, è un po' sì, come sì. Quelle, quelle stronzate, che si dice: Ma voi in Africa, voi, noi italiani, abbiamo fatto così immondi mondi in Africa, in eh. feroce abbiamo battuto tutti. Qual è la risposta? Ma le abbiamo fatto le strade. Uno, chi te l'ha chieste? Due, eh, eh, se permetti, il prezzo lo stabilisco io e non tu in vite umane oltre il saccheggio eccetera eccetera però vedi gli abbiamo portato la civiltà la giustificazione c'è bisogno di un racconto che assolva il colpevole Pino ce ne dico un'altra tu sai che io noi qua soprattutto negli ultimi anni lavoriamo molto sul 1799 no certo qui c'è stata la strage e qui di Solidi tantissimi sai il giustificazionismo su questa situazione eh, perché poi l'Italia è Giacobin massonica ed è, ed è una, una costa di quella francese basta del tricolore e eh no ma loro hanno portato poi le industrie le fabbriche e ci migli... eh, che c'entra scusami cioè io non quel che c'entra eh, quindi giustifichiamo gli uccidi i massacri lì pure fu un genocidio come ha specificato, come ha specificato benissimo Massimo Viglione il professore nella bandiera italiana eh, e che, che, che facciamo? lo Giustifichiamo, sì, sì, cioè, io vengo a casa mia. Sì. Ci sta uno che mi mette a posto l'idraulico e fa l'idraulico. Fa l'imbianchino, fa me li mette a nuovo la casa. Poi mi stupra moglie, eh, mia figlia e poi la vecchietta, mia, mia, mia madre che sta dentro la stanza. No, ma lui ha fatto un bel lavoro. e eh, allora eh, sì. Il rubinetto funziona. Che poi già eh, c'erano le sì. industrie. Già c'erano, forse mi ha portato a qualcosa che era migliorato, ma non certo per giustificare i massacri. Che poi tu sai, eh. e quindi, questa è un'altra. È un'altra cosa importante. Una cosa ti volevo chiedere, Pino: ma questi tuoi dati sono riferiti prima della legge Pica? Di 15.000-16.000? Sì. Uh, prima e dopo. Cioè, il dato di eh, quello del ministro del 61 è prima della è legge del, Pica. Di 458.000 si riferisce al 61. Così come il dato eh, trovato e dimostrato da Ascione e Fumia si riferisce con 535.000 totali al solo 1.861. Poi io ho continuato in, in lo, lo studio dei documenti anche oltre il 61 e arrivo a oltre il 70. Eh, quando Ma arriviamo? Essere... Qui, il totale quant'è tutto alla fine? Allora, il totale delle vittime militari, cioè delle, dei soldati fatti morire, eh, stando ai documenti rintracciati finora, siamo fra 15-16 mila. Minimo significa che qualunque altro dato si possa trovare può essere solo un, superiore a questo, non inferiore. Cioè, questa è la soglia minima. È lo zoccolo duro. Eh, eh, se pensi che eh, nella, nella, nella prima ondata, eh, misero in campo di concentramento 60.000 soldati o, secondo un'altra fonte, 80.000, ma diciamo che 60.000 significa che con 16.000 morti ne hai fatto fuori uno ogni tre e mezzo insomma ogni, diciamo ogni quattro eh? uno due tre pum uno due tre pum questo e, e questi i militari il conto dei militari morti va dal 61 a fino al 70 e le cifre delle le, che ho citato prima delle vittime tutte insieme, cioè 458.000, corretto in 535.000 e solo in 1.861. Il che significa che se calcoliamo, visto dieci anni di guerra, eh, che in tutti gli altri anni solo il 10% ci sia stato del, del numero di vittime, arriviamo facilmente oltre il milione. Non solo, e non abbiamo ancora calcolato le, eh, le deportazioni, perché le deportazioni portarono altre, altri lutti, altre cose. Io mi ricordo quando andai. Eh, chi chi potevi immaginare? Eh, Claudio, che tu a Livorno avevi un giacimento di documenti sulle deportazioni dei meridionali. Abbiamo e fatto lì, la trasmissione quindi... la settimana scorsa con Loreto Giovannone. Ha trovato dei documenti di deportazioni civili impressionanti. e eh, eh sì, io lì andai eh, ci siamo andati giù, accavallati quasi. Eh, io ci arrivai non grazie a me, grazie a eh, Freddy Adamo a Livorno che eh, aveva fatto studi. Grazie a lui. Eh, arrivare lì e raccolsi del materiale che poi ho pubblicato in eh, carnefici, ma per esempio il, 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 il filone delle deportazioni l'avevamo tutti trascurato eh, perché sì, sì. pensavamo che sì, per quanti, ma alla fine voglio dire, deportati quegli altri venivano ammazzati, per cui ti dedicavi più e invece no, e invece no, sono state tragedie in mani. quindi eh, vino, ma... Eh, no, una cosa, tu puoi ripetere il nome del ministro che fece la relazione sul 1861? Giovanni Manna Ma, Giovanni Manna Mi io pubblico gli estratti di quella relazione che ha degli aspetti al di là della tragedia delle vittime meridionali ha degli aspetti da comicità assoluta addirittura comicità sì perché scrive maestà Pensate, i belgi per fare quello che abbiamo fatto noi in un anno ci mettono tre anni, e poi abbiamo umiliato gli inglesi che per fare cose c'è cioè, mentre noi conti li sappiamo fare meglio, e poi abbiamo svergognato i francesi, cioè sembra proprio eh, ma capisci, un, misto di, un misto di razzismo e positivismo, insomma fatto alla grande, sì, eh, ma, ma... con un'autoesaltazione, semoli meglio. E, cioè, e no. una un roba Ma poi, Fino, eh, un'altra considerazione che, che, la, che io mi faccio, poi andiamo a concludere. E che lo io lo, lo percepì la prima volta da Luciano Salera, nel famoso Buon'anima Luciano Salera eh. sulla storia manipolata. E poi l'ha ripreso Angela Pellicciari la questione delle de, de, de care della popolazione carceraria. Perché noi tu sai. Noi sai che per otto secoli noi non, non, non ci siamo mai imbarcati per andare a invadere altri paesi, quindi siamo di tendenza pacifica, non pacifisti, ma siamo stati sempre pacifici. Poi con Ferdinando II si era raggiunto la popolazione più bassa, eh, carceraria più bassa nella storia del regno. Ma com'è in tre mesi la, la popolazione carceraria esplode? Fa, fa, fatemi capire. Eh, eh, Fino ad arrivare non... al 1870, che era seconda solo a quella della Francia, che storicamente beh, aveva beh. sempre avuto. Quello è un altro dato da che eh, Luciano Grand Bontà sua lassù che ci saluta lo vedo in la prima volta poi la pellicciale, ma quella è anche un'altra cosa importante perché la popolazione carceraria, in pochissimi mesi, secondo me, all'improvviso, è arrivato un virus che ci ha impazzito tutto qua. Una cosa esagerata. Su questo, per esempio, io eh, ho dedicato eh, molte pagine in carnefici. Sì, e, infatti, questo... eh, e, e ho trovato dei documenti ministeriali letti in Parlamento che avevo eh, pensato come dire mh, viziati da un errore perché eh, per non occuparmi di tutte le carte, perché se non sarebbe... mi occupai solo di quelle del, del sannio per esempio con lo studio ottimo di, di, di spagnolo. Eh sì, il, il carcere di esatto. Monteverde, una cosa straordinaria. Esatto. E dove avveniva? Un po'. Ma poi mi ero trovato, eh, mi avevo trovato un modo per andare a pescare documenti nell'archivio dell'Università di Harvard. Grazie ai consigli di Alessandro Fumia, che è, è un genio in queste cose. Da lì mi viene fuori un dato del uh, ministro Di Rudinì. Che parliamo di. Uh, no, aspetta, prima né, per il 61 trovo un dato di 600.000 carcerati. 100.000 e riguarda questi sono sbagliati, hanno messo uno zero in più. 60.000 che comunque era un'enormità. Eh. Sì, ma perché, era perché noi eravamo. Possiamo... Passi... Era bassissima la nostra popolazione carceraria, la più bassa sì, in no, Europa. No, no, dove parlo dei carcerati arrivati eh. gli invasori. Eh certo, allora, infatti, prima invasori era un po bassissima, era. Eh, eh, allora a e cominciano a sbattere gente in galera e vedo lì in questo documento del Ministero 600.000 carcerati nel solo 1861. Dico: vabbè. Hanno messo uno zero in più, 60.000, ma 60.000 sono un'enormità perché allora la popolazione italiana è di poco più di 20 milioni di abitanti. Oggi con 60 milioni di abitanti abbiamo il problema dell'affollamento delle carceri con meno di 50.000, e allora c'è 60.000, e dico, va bene. Dopodiché, avevo praticamente chiuso il libro, in un altro documento. Di 6-7 anni dopo del eh, marchese di Rudini, che era ministro, dice perché abbiamo ancora i problemi delle carceri. Quest'anno 400.000. 400.000. Dico, ma allora, quel 600.000 era vero? Faccio altre ricerche, incrocio i dati, era così. Sai cosa vuol dire 600.000 carcerati su 20 milioni è come se adesso in, in carcere in Italia eh, adesso non mi ricordo a memoria dovrei rifare le proporzioni ma siamo sull'ordine di 4 milioni 4 milioni e mezzi di eh, metti, eh, me, metti diviso 4 diviso 5 va, 60 milioni diviso 5 4 e mezzo là. capito questa era l'Italia che fecero no è la Genesi è la Genesi esatto la genesi di questo paese. Ah, eh, se, vabbè, secondo vino... me la dobbiamo smettere perché sennò il fegato fa brutto. No assolutamente no ma queste cose ti ripeto quel piccone ce l'hai ma tanto ti ripeto non c'è manco più bisogno che ormai questo fiume è sempre più grosso che l'unica cosa che ci rimane da fare è, na è navigare su questo fiume come stiamo facendo e tu fai brillantemente. Eh, quindi vogliamo dire Due parole prima di lasciarci sul tuo ultimo lavoro di quante pagine? E eh, ormai eh, avendo aggiunto quasi un centinaio di pagine e capitoli nuovi, oltre ad aver rivisto dati che nel frattempo sono stati, come dire, migliorati per la, 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 il ritrovamento di nuovi documenti, eccetera, eccetera. Ora il nuovo Terroni, lo faccio vedere. Eccolo qua come si vede è cresciuta più di 400 pagine è un domo, eh, sì. e... e nuovi capitoli e nuovi capitoli, e per esempio, l'editore l'ho scoperto a copertina già fatta, devo dire la verità, ha voluto riportare una frase di Fiorella Mannoia: mi ha letteralmente aperto gli occhi. Perché Fiorella eh, lo diceva, e ancora lo dice in ogni concerto: che dopo la lettura di Terroni, eh, lei si volle dedicare al sud. E partendo dal sud Italia, il sud del mondo. E ha fatto il primo, fino allora, unico concept: cioè Cd di Canzoni sue e il più bel CD, più bel lavoro di Fiorella Magno. E non ho paura, di... Io non... Eh, non ho è paura, grandiosa, meraviglioso. Grandiosa, Guarda, mi stanno venendo le... la pelle d'oca. Io, Ferreira Mannoia, non ho mai tanto apprezzata. Cioè, è... Apprezzata, sì, stimata, ma non mi piaceva come. Vabbè, sono gusti, ma in quel lavoro è stata straordinaria. Straordinaria, grande, 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 Poi è una donna di un'onestà intellettuale, tutta la sua vita. Uh, ero, ma dimmi una cosa, ma l'editore è sempre. No, l'editore, ho cambiato editore, è Libreria Pieno Giorno, che è una nuova casa editrice, eh, perché ho un rapporto di, di collaborazione da tanti anni, anche di amicizia, con il fondatore di questa casa editrice. E siccome noi terroni siamo fatti così, a quel punto, come dire, invece di rimanere in quella che era la casa editrice più... No, alla fine, eh, nel gruppo Mondadori, cioè la più grossa d'Italia, io ho seguito eh, Carlo Musto, il creatore di questa. Pensate, è un Piemontese. Di dove è, così di dov è? Piemontese. Ah, è piemontese. piemontese? così intelligente, così appassionato di cultura, che voleva diventare terrone, e ci è riuscito con la cittadinanza onoraria di un paese della Calabria dice che quando lui non ce la fa più se ne va 15 giorni da solo a Linosa eh. oppure un pomeriggio a Napoli sa a memoria tutte le canzoni napoletane senti mi devi di una curiosità ma secondo te il tuo editore di Terroni se avesse saputo avesse immaginato quel successo a, po a posteriori eh, l'avrebbe già l'avrebbe Pubblicato sì, sì, anche perché l'editor editor della PM allora eh, era eh, una colonna dell'editoria italiana. Eh, Maria Giulia Castagnone è eh, una donna strepitosa, tutta la vita dedicata ai libri. È stata già cioè, tradotta in Italia. Era una neolaureata, eh? uh, Steinbeck, nel dopoguerra. Steinbeck, Faulkner, eh, e cioè, cioè, poi capisce di libri. Ti basti dire che eh, lei, da eh, direttrice editoriale della PM, eh, quell'anno, o l'anno e quello dopo, non mi ricordo, decide due libri. Uno è il mio Terroni, ed è il saggio che ha venduto di più di questo genere nella storia. Cioè quante, ne... copie, quante copie ha venduto? Ah, no, non le conto più, eh, ma eh, già nel giro di, di, di un anno o due aveva venduto oltre mezzo milione di copie, che per un saggio è una follia. Cioè non... Il saggio ha 10.000 copie, 8.000 copie, è già best seller. E poi decise per la narrativa il cacciatore di Aquiloni eh. Roberto Seni, qualche cosa come non so quante decine di milioni di copie. In Italia non lo aveva voluto nessuno. <ride> Questa era Maria Giulia Cassagnone, ma è, è, è Maria Giulia Cassagnone, non è più alla PM, lei adesso è... <coughs> Eh, come dire, il genio ispiratore di un'altra grande casa editrice. Pino, un'ultima ehm, cosa prima di, di salutarci. Eh, ho voluto aggiungere anche un capitolo a questa riedizione sulla politica sorta dopo Terroni e i movimenti politici, le cose eccetera. Eh, per carità di patria, ho voluto risparmiare le porcate che sono state compiute. Eh, perché quello che conta è che nel bene e anche nell'orrendo male che viene compiuto, perché i peggiori nemici della consapevolezza meridionale sono meridionali: eh, e lo so, peggiori, quello è il grave problema. Se non avevamo i gradimenti interni. L'unità non si sarebbe mai fatta, eh, infatti. e infatti. I peggiori leghisti sono meridionali, io sono i figli i dei meridionali, esatto. que... ma quella è la sindrome di Kuntakinte no? Esatto. E quindi quella è una malattia che verrà guarita con il tempo, però al momento eh, ha prodotto e produce molto danno, ma non può fermare questo fenomeno di trasformazione del sapere in fare della conoscenza in politica il, non potranno più fermare il fiume Cassi Copino esatto. <ride> hai perfettamente ragione ormai bisogna a voglia possono fare niente io ti saluto con tantissimo affetto spero di, di vederti presto di abbracciarti presto e ti dico subito che l'ho fatto passare molte volte ma questa volta non posso non farlo passare alla fine della nostra chiacchierata quel minuto dove Scalfri disse a, a che sconvolse Umberto Eco che l'Italia era meglio che la facevano i Borbone e non i Savoia. <ride> ti, ti saluto in questo modo. Grazie Pino, grazie di cuore. Ciao a te, a tutti voi. Ciao. Grazie. L'Italia è sempre rimasta in qualche modo uguale a se stessa, pur nelle drammatizzazioni e nelle tragedie. Insomma. Ecco, ma c'è. Perché? Uno poi alla fine si chiede che cosa è che ci rende così diversi. Secondo me c'è un fiume carsico che spesso, per lunghe fasi, scorre sottoterra. Ma c'è sempre. Scorre sottoterra, ma poi viene fuori. Da prima ancora dell'unità dell d'Italia, viene fuori. In qualche modo c'è sempre stato. Insomma, non. È un paese il quale detesta lo Stato, perché lo Stato in Italia, lo Stato, è stata, specie all'inizio, non è stata l'unità, è stata l'occupazione che il Piemonte ha fatto del paese. Il Regno di Napoli a quel punto era molto più ricco e potente del Piemonte. Quindi la, sarebbe stato tutto diverso se fosse stato il Regno di Napoli a occupare, occupare l'Italia. Invece è stato il Piemonte. E il Piemonte con mentalità savoiarda, se, se pensiamo che Cavour parlava francese, quando parlava la lingua corrente parlava francese. Quindi, allora è stato conquistato. Lo Stato, gli italiani l'hanno detestato.